Buongiorno, oggi è giovedì, primo giorno di vacanze di Pasqua e ho passato la notte in bagno, non proprio tutta la notte, mi sono svegliata alle 4 col mal di pancia, non so perché, ieri sera ho mangiato la pastina con la sottiletta, una cosa che mangio abbastanza spesso, non so perché mi abbia dato fastidio ieri. Per essere il primo giorno in cui potevo dormire un po' di più, riposarmi, eccetera, diciamo che non è andato proprio come previsto. C'è una bella giornata di sole e quindi usciremo, andremo al mercato. Ora mi preparo, mi vesto e andiamo. Sono già le 8:30 e ci voglio andare presto al mercato perché poi c'è tanta gente. Verso le 10 comincia a essere pieno di gente, invece presto, c'è poca gente, riesco a vedere le bancarelle per bene. Ok, sono pronta. Quanto mi piacciono i miei capelli al sole. Siamo ancora qua, Marco al telefono con il proprietario di casa dove abita sua mamma perché c'è una perdita, un tubo, non riescono a trovarla, un casino. Insomma, siamo ancora qua, sono le 9:15. Ma a finire arriveremo al mercato proprio nell'orario peggiore, proprio alle 10 quando è pieno di gente. Scusate se sto così, ma sono accecata dal sole. È da Finalmente. stamattina che bestemmia, ragazzi. Non ho bestemmiato. Sì! Dobbiamo venirci presto al mercato, sono le 10, ma Cosa ci sarà un vuoi? Se casino. sono nuovo impegnato Sono col un nuovo lavoro, cosa ci posso impegnato. fare? Sei in ferie, ti ricordo. Colazione. Allora, sono le 11:30, siamo tornate, abbiamo fatto una passeggiata al mercato, c'era piena di gente, ho potuto riprendere poco. E comunque, poi siamo andati alla Coop, oggi c'è il ghiaccio, ho preso il ghiaccio che ho messo subito in freezer e poi abbiamo preso il caffè, poi un po' di pasta, un po' di insalate, piselli surgelati, poi estate e Fanta. Ho preso anche questi tortellini ricotta e erbette in offerta perché stanno per scadere. E poi il formaggio grattugiato. La mamma di Marco mi ha regalato questa giacca. Dopo ve la faccio vedere, me la provo. E è la sua, non la mette più. Non so, non è proprio nel mio stile, diciamo, però è carina, magari qualche volta potrei anche riuscire a metterla. Sono le 2:15. Abbiamo mangiato, ho mangiato i ravioli, ricotta e spinaci. E Marco, ovviamente, indovinate un po', è andato a dormire. Però dopo, quando si alza, mi ha detto che andiamo all'oasi Lipu, che è appunto un'oasi sul lago, cioè le passerelle in legno, molto carino, tu passeggi e nella natura praticamente, e ci sono per lo più anatre. E siccome ieri è uscito il video dove vi dicevo che ogni tanto mi viene ancora la speranza che mia nonna mi voglia bene, è una speranza che, cioè, mi viene, come viene se ne va, perché ormai lo so che in realtà no, mia nonna non mi vuole bene, ma non credo voglia bene a nessuno in realtà, mia nonna, non solo a me. Cioè, mia nonna proprio non credo riesca ad affezionarsi a nessuno. Cioè, già solo il fatto che lei sia stata in grado, abbia avuto il coraggio, cioè, la freddezza di
è l'esempio lampante per far capire quanto mia nonna non provi sentimenti. E molti di voi già lo sanno, questo chiamarlo aneddoto mi sembra un po' strano, direi più che aneddoto, direi storia dell'orrore. Avevo una cagnolina, Lola, e aveva fatto i cuccioli. E mia nonna li ha buttati nel gabinetto appena nati. Quella mattina mi sono stata svegliata dal cane. È venuto a svegliarmi piangendo. E mi sono accorta che aveva partorito, non aveva più la pancia. E era nel panico, sta cagnolina. Mi sono messa con lei a cercare per tutta casa i suoi cuccioli. E poi tornata mia nonna e mi ha detto che li aveva buttati nel gabinetto. Quindi io penso che una persona che riesce a fare una cosa del genere, non ha un cuore, non ha sentimenti, è impossibile. Oh, scusate, ora sono batticuore perché ho ripensato a quel giorno. Che terribile giornata. Comunque, cambiamo discorso, che è meglio. Volevo dire un'altra cosa, ma ora non me lo ricordo più. Ah, vi volevo raccontare che stanotte ho fatto un sogno, cambiamo completamente discorso, come dicevo. E non so se ho fatto un sogno lucido stanotte, perché praticamente, vabbè, non mi ricordo quasi niente di questo sogno. Mi ricordo che eravamo in una casa completamente diversa da questa e mi serviva un interruttore della luce, credo, qualcosa del genere, però non c'era. E mi ricordo che nel sogno ho pensato, ma io sto sognando, quindi se mi concentro posso far apparire qualsiasi cosa. E a quel punto ho pensato, cavolo, mi sono resa conto che sto sognando, quindi adesso posso fare quello che voglio. Posso approfittare di questa cosa e fare un sogno lucido. E quindi la prima cosa che ti viene in mente da fare, provo a volare. Però non ci sono riuscita in realtà. Cioè, tipo, mi lanciavo, planavo per qualche secondo e poi, boom, cadevo per terra. Di pancia proprio. Sono andata da Marco nel sogno e gli ho detto, qua, mi viene da ridere, guarda, so volare. Faccio questa cosa, mi lancio, boom, cado per terra e Marco che mi guarda come per dire, cioè, Olaf, ma è possibile che tutte le volte io debba averti davanti alla faccia? Come se stesse pensando, ok, sapevo che eri strana, ma non pensavo fino a questo punto. E poi mi sono svegliata col mal di pancia. Cioè, era un sogno lucido veramente o ho sognato di fare un sogno lucido? Abbiamo iniziato a vedere un film che è uscito da poco, italiano, ma non mi ricordo il titolo. Comunque con Edoardo Leo. Ora sta mangiando Francesco e io qui ho un casino da mettere a posto. Ma prima vi faccio vedere la giacca, il cappotto, non so come si chiama, che mi ha dato la mamma di Marco. Allora, eccola qua. Boh, non lo so se la metterò mai, sinceramente. Mi sento strana. Mi ero dimenticata di dirvi che stamattina, anzi, era mezzogiorno, mi ha telefonato la portinaia per chiedermi se oggi io potessi andare a pulire un appartamento lì nel condominio. Ovviamente le ho detto di no. Le ho detto, guarda, bisogna che mi avverti, me lo chiedi un pochino prima, perché così mi organizzo. Dai, stiamo per andare all'Oasi di qui. Lay down and I play dead and I stay dead. Then will you get bored of killing?
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my you. I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. Allora, eccoci qua. Ora mi stucco, faccio la doccia. E ho ripreso tutto il percorso. Non so se vi può piacere o vi può annoiare, comunque potete saltarlo eventualmente. E sono morta di freddo. E poi praticamente stavamo andando via, eravamo in macchina. Mentre entro in macchina vedo dei ragazzini ai bordi del lago dove c'erano le anatre, e li vedo lanciare qualcosa alle anatre. E gli faccio: Marco, mi sa che quelli lì stanno dando fastidio alle anatre. E lui fa: ma no, non è possibile, c'è quelli dell'Oasi lì che li guardano. E gli ho detto: ma forse non se ne sono accorti. Comunque nel frattempo che ne parlavamo, li vediamo che effettivamente uno di loro prende un sasso e lo tira alle anatre. Al che Marco tira giù il finestrino e gli dice: ma che t'hanno fatto queste povere anatre che gli tiri i sassi? O volete fare la fine del sasso? E hanno preso e se ne sono andati. Ma io veramente comunque non ho parole, dei ragazzini di 15-16 anni avranno avuto. Perché ti viene in mente di fare una roba del genere? Di tirare i sassi alle anatre? Ma veramente, come è possibile che un ragazzino si diverta così? Non riesco a capirlo sinceramente. Fortunatamente comunque li abbiamo visti e Marco li ha fatti scappare.
eccomi qua, pigiamata imbacuccata perché fa freddo. E niente, vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.